Buongiorno a tutte e tutti, grazie di essere venuti così numerosi. A nome della casa editrice Il Margine vi ringrazio perché inizia in maniera solenne, ufficiale e con questo grande sold out, purtroppo qualcuno è rimasto fuori, questo nostro anno utopico. Un anno utopico che abbiamo potuto pensare ma realizzare grazie al... Aiuto e al sostegno ovviamente necessario e fondamentale anche in questo primo appuntamento del Servizio Attività Culturali della Provincia Autonoma di Trento. Darei la parola quindi al dirigente Claudio Martinelli per un breve saluto. Buongior buongiorno a tutti, e un buongiorno soprattutto a Zigun Bauman, che ringrazio per aver accettato l'invito a fare questo incontro con tutti voi. Eh, porto i saluti del Presidente Ugo Rossi e dell'Assessore eh, Mellarini. Come diceva Paolo Ghezzi, eh, l'idea è partita dal margine e noi l'abbiamo subito accolta eh, sostenendola. Il progetto ancora è ancora in work in progress, non abbiamo ancora il programma definitivo che metteremo a punto nei prossimi giorni, però è un anno molto lungo e l'abbiamo dedicato appunto all'utopia. Non solo, credo, perché il Margine ha ripubblicato, ha pubblicato il, a 500 anni di distanza l'utopia di Thomas Moore, ma perché credo che tutti noi in questa epoca abbiamo bisogno di ragionare proprio sull'utopia, in un'epoca in cui abbiamo quasi perso tutte le speranze, vediamo tragedie da tutte le parti e quindi vedere e ragionare, riflettere su un'utopia, credo sia assolutamente importante e credo che sia assolutamente significativo che a iniziare quest'anno c'è stato un pre eh, appuntamento eh, domenica, eh, domenica scorsa eh, con Zigmbama perché credo sia uno dei pensatori più importanti eh, dell'era contemporanea che ha spaziato su tutti i temi possibili e immaginabili di questa nostra epoca quindi buon ascolto credo sarà una, una mattinata molto importante un'ultima considerazione a me eh, mi rallegra molto sempre il cuore Vedere le sale piene, soprattutto quando in un'ora un po' inusuale eh, alle 11 di mattina, e credo sia un buon segnale per tutti noi. Buon ascolto e grazie ancora a Zimbabwe. Grazie. grazie, Claudio. Allora, il mio ringraziamento ovviamente. Al professor Bauman, ma anche a un suo grande amico, nonché coautore, nonché editor, nonché grande amico nostro e imprescindibile operatore culturale del territorio nazionale, extra nazionale, europeo, mondiale, Riccardo Mazzeo. E... Noi nel nostro piccolo, avete visto fuori ci sono due banchetti di libri, siamo in ecumenico diciamo, accostamento fra la casa editrice Erickson che ha pubblicato diversi libri del professor Bauman con anche Riccardo Mazzeo, la nostra casa editrice Il Margine, molto più piccolina, che però ha fatto una grande cosa, cioè ha ripubblicato Utopia nel cinquecentenario della prima edizione di Thomas More. Questa edizione è stata curata da una traduttrice eccellente come Lia Guardini e da un eccellente curatore che è il professor Francesco Ghia, filosofo dell'Università di Trento, a cui abbiamo chiesto di introdurre in 5 minuti 5 la, la mattinata di oggi, quindi l'accostamento fra questa utopia di 500 anni fa e eh, quello che stiamo facendo noi oggi e quindi iniziare un percorso di utopia 2016 cercando una società più giusta perché questo è il sottotitolo. Allora, Prego Francesco Ghia di introdurre la nostra mattinata, poi ci sarà la conversazione, come avete capito, a due fra Riccardo Mazzeo e Zigmund Baumann. Vi voglio ricordare che proprio perché non è un festival, ma è un cantiere, un percorso, un work in progress per tutto l'anno, il prossimo appuntamento è il 22 febbraio alla sala della Fondazione Caritro in Via Calepina con una figura di un grande utopista nostro contemporaneo che si chiamava Alexander Langer presenteremo un nostro libro dedicato da Florian Kronbichler che lo conosceva bene a Alex Langer e alla sua utopia nel settantesimo esatto della nascita di Alexander Langer il 22 febbraio 1946 a Sterzing, Vipiteno vi prego di essere presenti anche a quell'appuntamento, magari non così numerosi perché sennò proprio il sold out lo triplichiamo ma insomma, eh, vi anche in quel caso lì ci saranno Goffredo Foffi, Mau Valpiana e l'autore Kronbichler. Ma adesso la parola a Ghia e poi subito dopo al dialogo Matteo Bauman. Buongiorno e buona domenica a tutte e a tutti, anche da parte mia. Eh, credo che sia una bella occasione quella che abbiamo questa mattina. Di cominciare, di dare ufficialmente eh, l'avvio a questo anno utopico, l'anno che abbiamo voluto dedicare ad una riflessione, ad una rimeditazione sull'utopia, in occasione, appunto, del Cinquecentenario di Utopia di Thomas More e dell'edizione che, come casa editrice Il Margine, abbiamo voluto eh, riproporre. Eh, ex novo di questo testo. È una bella occasione farlo con eh, il professor Zikumun Baumann eh, perché ecco, in qualche modo l'utopia nella intenzione anche di Thomas More non voleva essere una idea prescrittiva, non voleva cioè dirci come dobbiamo fare, ma voleva Suggerirci una via, una idea regolativa, potremmo dire così, cioè un modello al quale in qualche modo cercare di conformare, di dare forma alla, eh, alla nostra società, a tutte le società che eh, volta a volta eh, viviamo e sperimentiamo. Ecco, il professor Bauman eh, è universalmente conosciuto per molti aspetti, ma certamente anche per averci proposto una diagnosi molto importante della società eh, attuale, della nostra modernità, e cioè la, so la diagnosi sulla modernità liquida. E noi sappiamo che la sostanza liquida è una, è tale, ha la caratteristica di essere una sostanza proteiforme, cioè di non avere una sua forma ma di assumere la forma che volta a volta ha il contenitore che la contiene. E questa, questa dimensione proteiforme ci dice che è tipica della nostra società, ci dice che in qualche modo se una società assume volta a volta la forma del contenitore che la contiene, bisogna avere molta cura di... Quel, di quella sostanza e bisogna avere anche molta cura del contenitore. Ecco, in qualche modo, io penso che l'idea della società liquida sia un'idea, un se vogliamo volgerla in positivo, che ci invita a fare la massima attenzione perché quella sostanza non evapori, perché quella sostanza non si trasformi in una sostanza gassosa. e, e fare la massima attenzione perché il contenitore che contiene quella sostanza non vada in frantumi. Ecco, questa è precisamente l'intenzione anche di Utopia di Thomas More darci l'occasione per riflettere sulla cura che dobbiamo prestare alla fragilità della società nella quale viviamo e quindi siamo molto grati al professor Bauman. Al, al dottor Mazzeo che dialogherà con lui eh, per l'occasione che ci fornisce questa mattina di riattualizzare Utopia proprio con questa attenzione per la cura che dobbiamo avere per una società che evidentemente e inevitabilmente è sempre, un, in quanto società fatta di uomini, società fragile. Eh, buongiorno a tutti e sono particolarmente felice di essere qui nella mia città d'adozione che amo, con, eh, con, non solo con lo studioso ma anche con l'essere umano eh, che, che amo di più al mondo perché è il mio modello di vita. E a parlare di una questione spinosa come quella dell'utopia che ha il suo rovescio eh, in ciò che è stato definito distopia, ovvero il fatto di eh, cercare di realizzare un mondo migliore di quello in cui viviamo, che è qualcosa di ineludibile, di ineliminabile, di, eh, di consustanziale al, al nostro essere umani, al nostro essere nel mondo e quindi al desiderare di realizzare qualcosa di meglio rispetto a quello che c'è, ecco, l'utopia, che è appunto qualcosa di eh, assolutamente prezioso e non estinguibile, non cancellabile, e però ehm, costituisce però un grave rischio di ehm, assumere ehm, un percorso, di intraprendere un percorso che ci conduce invece in qualche cosa di oscuro o talvolta addirittura di infernale. Gli esempi sono numerosi e quindi mi fa particolarmente piacere che a discuterne con noi ci sia Zegmund Bauman in quanto lui incarna, a mio giudizio, la figura dell'intellettuale che presidia il pensiero, presidia le cose del mondo e ha il compito precipuo di indicarci i risvolti delle cose, quello che i francesi chiamano le dessous carte. Che cosa c'è dietro la carta? C'è sempre qualcosa dietro la carta che. Che, che si nasconde e che, ci, e, che ci può, e che ci può fare del male. Ecco quindi l'intellettuale, così come è incarnato da Zygmunt Bauman per un lunghissimo periodo, io purtroppo l'ho conosciuto solo all'inizio degli anni 90, e, e l'ho conosciuto con Modernità e Olocausto, in cui diceva il diritto e il rovescio di un laboratorio che cerca di migliorare il mondo e che può appunto avere dei risvolti infernali. Ma eh, un suo testo fondamentale era stato pubblicato nel 1987 eh, in italiano si chiamava La decadenza degli intellettuali, in cui si parlava della trasformazione subita dalla figura dell'intellettuale nel tempo, nei nostri tempi, laddove un tempo l'intellettuale era in qualche modo, più re del re era, incarnava la figura che in Platone e il posto che in Platone spettava ai filosofi, piano piano aveva visto diminuire la propria influenza perché il mondo si è moltiplicato, si è frastagliato, si è, si è screziato in vari, in vari modi e quindi vi sono, mentre una volta, eh, come dice Schlotterdike, si poteva parlare di monosfera, di un'idea di mondo globale, di un'idea di mondo onnicomprensiva, oggigiorno ci sono mille rivoli, ci sono le schiume, ci sono eh, moltissime voci che si confrontano fra loro. Ecco, la voce di Zygmunt Bauman, secondo me, è importantissima per cercare di comprendere la dialettica che non si può, appunto, da cui Ovviamente non si può prescindere fra l'utopia e il risvolto dell'utopia e la ricaduta negativa dell'utopia, che è la distopia. Quindi eh, brevemente, eh, noi eh, sappiamo che l'utopia eh, nasce eh, mh, con Ovidio, non so, eh, l'età dell'oro di Ovidio eh, faceva riferimento a qualche cosa, a un paradiso, qualcosa che era esistito nel passato e che sarebbe stato bello ricreare in terra, cioè un po' tutta la tradizione greco-romana. Umana, eh, raccoglie questo lascito ovidiano e, e poi per contro abbiamo eh, non so l'utopia biblica eh, un'altra grande utopia che però non volgeva più la sua attenzione verso il passato ma verso il futuro e ancora eh, il la stessa utopia che troviamo nei monoteismi, nelle religioni, nel, nel pensiero che ci possa essere un al di là più favorevole di quello che c'è al di qua, ma è anche l'utopia dei grandi movimenti socialisti, pensiamo da Marx in poi, che hanno cercato di realizzare il paradiso su questa terra. Come l'hanno fatto? L'hanno fatto per esempio, eh, per esempio prendendo spunto da un presupposto fondamentale del, dell'utopia di... Thomas Morus, che era quello dell'abolizione della proprietà privata, del fatto di condividere le cose e, e, e quindi e anche, anche in Campanella troviamo questa eliminazione della città del sole della proprietà privata. Tuttavia, è, è, un, è un problema. Cioè, il fatto di impegnarsi per migliorare il mondo è commendevole e, e non, non credo sia opportuno neanche metterlo in discussione. Tuttavia, il fatto di provarci e, e, e senza, senza avere la cognizione di quelle che possono essere le ricadute negative può risultare molto pericoloso. Ecco, io direi un'ultima cosa prima di passare la parola subito al professor Bauman: che. Uh, Secondo me, me l'impianto sociologico, filosofico dell'opera di Sigmund Bauman è freudiano. E a mio avviso, il più grande filosofo del Novecento non è Heidegger, che era geniale, era tutto quello che volete, ma che addirittura ha costruito una teoria filosofica per giustificare qualcosa di aberrante. Il più grande filosofo del Novecento, secondo me, era Sigmund Freud perché ci ha avvisati delle trappole, delle insidie che si annidano dietro le cose più belle che noi possiamo immaginare. Ecco, quindi lascio senz'altro la parola al professor Bauman. Ho ascoltato con grande attenzione. Alle parole del caro amico, lo dice eh, eh, in italiano. Eh, veramente sei eh, veramente stato in grado di cogliere il punto. Vorrei espandere un po' quanto hai detto. Hai eh, eh, parlato della sostenibilità, oh, delle eh, trappole, dei pericoli nascosti. e naturalmente anche dei eh, vantaggi eh, dell'utopia. Eh, siamo qui oggi a, a festeggiare eh, 500 eh, anni eh, dell'utopia eh, di eh, Thomas More. Cosa fece? Egli eh, diede diciamo un nome, denominò una qualità umana che è ben più antica di 500 anni, che risale ai millenni fa. E vi dirò quindi che questo fa veramente parte integrale del nostro essere umani, cioè sognare, pensare alla realtà in modo diverso, alla realtà che percepiamo con i nostri sensi. È una cosa che iniziò molti, molti anni fa, non posso darvi certo una data precisa, però iniziò quando Eva porse la mela eh, ad Adamo ed egli eh, la mangiò, la presero eh, dall'albero della conoscenza, della distinzione tra bene e male. Così cominciarono le cose. Non alternative tristemente non c'erano non c'erano alternative nel paradiso il paradiso era il paradiso proprio perché non c'era bisogno della verità o di scegliere un modo migliore di quello che si vedeva davanti ai propri occhi e improvvisamente tutto sparì improvvisamente eh, come eh, vi dicevo, eh, ad Adamo eh, ed Eva eh, venne detto dovrai guadagnarti il pane col sudore della tua fronte. Ed Eva eh, avrebbe dovuto partorire nel dolore. In altre parole... Dopo uh, questo verdetto non vennero uh, date altre istruzioni, tutto il resto a scelta dell'uomo. Cosa fare, dove andare, eh, come rapportarsi eh, con l'altro, si aprirono tutti questi quesiti. Siamo quindi bloccati ancora in questi eh, quesiti. Eh, vi assicuro eh, che queste problematiche risalgono a ben più di 500 anni fa. L'unica cosa che posso dire è che da allora la vita dell'uomo lo ha portato a sognare un ritorno al paradiso, un ritorno all'Eden. A parte questa conoscenza della distinzione tra il bene o del male, bisogna prendere in considerazione il sé morale, eh, eh, la distinzione tra ciò che è normale, ciò che è routine, ciò che si fa fino alla fine della vita. Siamo stati messi innanzi alla questione della fede. Siamo, diciamo così, obbligati a pensare alla verità. Noi continuiamo a pensare a ritornare all'Eden. Se questo mai dovesse succedere, chi lo sa. Questo dà origine a due cose ben precise naturalmente ha scatenato uh, le emozioni che sono in movimento costante e il tendere naturale dell'uomo verso qualcosa che è migliore. Eh, D'altro lato eh, ovviamente c'è eh, l'aspirazione al ritorno al paradiso, cosa che è impossibile, non perché eh, il Dio abbia bloccato l'ingresso dell'Eden, ma semplicemente perché ora abbiamo preso uh, coscienza uh, della differenza tra bene eh, e male e quindi è difficile per noi rientrare nei giardini dell'Eden eh, con questa coscienza e conoscenza uh, del bene e del male. È impossibile che questo avvenga perché, come vi dicevo, il paradiso equivale al non essere obbligati a decidere. Non c'è ambiguità lì. Tutto è naturale e non vi sono alternative. Ecco, così si pensa iniziarono le cose. Ai tempi di Thomas More, quando scrisse Utopia, le condizioni dell'umanità all'epoca raggiunte erano molto diverse. Leon Battista Alberti in quegli anni più o meno diede la definizione della perfezione, della forma perfetta. La perfezione è uno stato in cui ogni ulteriore cambiamento può essere un peggioramento. Questa è la perfezione. Perfezione significa arrestarsi, eh, smettere di scegliere, di lottare, eh, tutte quelle cose terribili che eh, ci fanno eh, pensare abbiamo fatto la scelta giusta o la scelta sbagliata, quali ne saranno le conseguenze, tutte queste normali preoccupazioni della nostra vita di oggi, quotidiana, sparirebbero eh, in uno stato di perfezione. Z. Ora tutto questo è ancora così. Eh, ci sono delle opinioni contrapposte, avrete sentito parlare di Karl Popper che è stato un critico di questo tipo di pensiero, il pensiero utopistico secondo la sua descrizione è diverso dalla preoccupazione normale del futuro, la, le normali preoccupazioni che tutti noi abbiamo nella nostra esperienza. Ed è diverso perché là prima eh, ci si elaborano delle descrizioni, ci si fa un quadro per quanto possibile completo della società ideale. E e tutto il resto è un'impresa verso questa società ideale fino a che non la si riesce a raggiungere. Dunque, subordinazione a questa azione e ad un obiettivo, a un proposito già definito. Ora, secondo Karl Popper con tutte le evidenze storiche che ha fornito, ora Karl Popper dice che ciò porterà innanzitutto alla violenza e secondariamente al fatto di trattare i contemporanei, cioè coloro che sono lontani dallo stato ideale, trattarli cioè come dei sacrifici che bisogna compiere per raggiungere un obiettivo prestabilito e trattandoli come un sacrificio della storia, come delle sofferenze umane che devono esserci. E non si parla delle sofferenze e della eh, cosa terribile della sofferenza, cioè l'obiettivo giustifica il mezzo, oppure diciamo che il mezzo ha la terribile tendenza di diventare obiettivo esso stesso e via via che le persone avanzano lungo questo processo tendono a dimenticarsi dell'obiettivo e pensano solo a rafforzare, perfezionare e rendere ancora più violenti i mezzi che applicano in modo da raggiungere quell'obiettivo. E ci sono vari esempi storici tantissimi a dire il vero. Non posso menzionarli in questo breve discorso. Camus ha indicato in maniera molto profonda ma anche tragicamente che i crimini peggiori della storia sono stati compiuti nei giorni delle grandi idee e sfortunatamente le cose vanno veramente così. Ci sono stati grandi pensatori che comunque ci hanno ammonito, ci hanno avvisato de, circa il rischio di porre l'obiettivo al di sopra di ogni cosa che facciamo e giustificando in questo modo, con questo obiettivo, tutte le cose terribili che facciamo, tutto questo danno collaterale. Che compiamo per andare verso una società ideale. Sigmund Freud, menzionato da Riccardo, ha sottolineato che la felicità, ricordate, non è uno stato, non ci può essere uno stato di felicità. La felicità è un momento in cui si supera la spiacevolezza, è solo un momento. Quando uno ha mal di denti eh, soffre ed è felice poi quando il mal di denti sparisce perché magari avete preso un antibiotico oppure siete andato dal dentista e è un momento di felicità. Ma in una giornata normale, quando eh, vi trovate davanti un'altra giornata noiosa di lavoro che non vi piace eccetera, il fatto che il dente non vi faccia male non vi rende più felice. Lo stato di felicità non è tutto quello a cui possiamo ambire. Cioè, passiamo da un tipo di dolore, da un tipo di sofferenza ad un altro tipo di sofferenza. E anche prima di Freud, Wolfgang. Goethe, Goethe, il grande poeta tedesco, ha fatto un'allegoria, una um, configurazione poetica uh, di questo pensiero. Era anziano e gli è stato chiesto: Lei ha avuto una vita felice? E lui ha detto: Sì, ho avuto una vita molto felice. E poi? ha aggiunto, ma non, mi, non riesco a ricordarmi una sola settimana felice. E, così dicendo, voleva dire che la felicità non è uno stato ininterrotto, eterno, di momenti felici, ma la felicità consiste nel superare i guai, le difficoltà. L'assenza di momenti infelici non vi rende felici, ma l'opposto della felicità è la noia e secondo Goethe la felicità della sua vita è stata quella di avere molti guai, molti problemi da superare, da risolvere. E questo ha permesso di creare questo paradiso personale, cioè una vita a cui si può guardare in retrospettiva e dire sì è stata una vita felice. Ora i sociologi, i filosofi hanno ulteriormente sviluppato queste idee. Per esempio a questo proposito vi consiglio un libro di Baddington Jr. che si chiama Ingiustizia. E in questo libro parla delle varie ricerche condotte e dice che la gente normale non sogna i grandi ideali della vita, ma quello che la gente vuole è mettere fine ad ogni guaio, ad ogni problema. E quando sognano costruiscono i loro sogni sulla base di quello che vedono intorno, cioè si guardano intorno, guardano a quanto gli sta vicino e confrontano il proprio destino con il destino dei propri vicini, del prossimo. Ed ecco l'idea della privazione relativa, cioè mi sento in qualche modo danneggiato, offeso oppure vittima di ingiustizia. Quando vedo che altre persone che dovrebbero essere paragonabili a me e che per esempio fanno il mio stesso lavoro, hanno la stessa professione, Ecco, mi sento danneggiato se hanno uno stipendio più alto, per esempio. Bunnington Junior ha scritto di questi eh, momenti e ha parlato dell'avvento. Uh, di internet, del World Wide Web e adesso la vicinanza a guardarsi intorno significa guardare nel mondo. È un gioco completamente diverso. Non è che guardo il mio vicino, il mio prossimo, non è che guardo il collega che lavora nello stesso ufficio o nella, nello stesso istituto accademico, ma adesso tutto il mondo è uno scenario con il quale mi confronto. Mentre noi siamo qui comodamente seduti a Trento. Ci sono persone in Somalia, Eritrea, Chad, Bali, paesi vicini al tropico del cancro, che si raffrontano non solo con i loro vicini o con i loro confinanti, ma si confrontano con voi, con persone sedute comodamente qui in Italia. Che è il loro equivalente del paradiso, che è l'equivalente della società utopistica per loro. Dunque, attualmente. Non soffriamo di una mancanza o di un'insufficienza di un quadro di riferimento in cui ci possiamo confrontare per criticare la nostra eh, realtà e per porre degli obiettivi, ma, ci, eh, ma soffriamo dell'esistenza di questo punto di riferimento e questo ci porta ad una situazione che è cruciale per il futuro dell'utopia. Molte persone, e non sono d'accordo con loro, ma molte persone eh, importanti, influenti, parlano del fine della fine dell'utopia. Io penso che L'utopia sia una caratteristica immortale del modo di essere del, dell'essere umano, ma è un fatto che è successa una cosa nell'ambito del pensiero utopistico. Noi, signore e signori, fino a poco tempo fa, Ci dipingevamo, ci immaginavamo qual era l'utopia, cioè il nostro viaggio da qui a là. E pensavamo a utopia come al, a un topos, come dice Tommaso Moro. Un luogo, utopia, è la congiunzione di due elementi. Il prefisso U e il libro scritto in inglese ci permette di scrivere utopia con u ma anche con iu. Se il prefisso è utopia, questo significa non la terra di nessuno, u è un prefisso, ma possiamo anche scriverlo con iu e quel iu è un altro tipo di prefisso che suggerisce che c'è un luogo. Dunque abbiamo simultaneamente la combinazione di un luogo che non esiste e di un luogo che esiste. E questo topos, questo luogo, questa isola, questa città normalmente lontano da dove viviamo? la strada in cui ci si perde e dove non riusciamo a trovare la strada, ebbene, tutto questo è stato in un certo senso eliminato e quello che è successo nel nostro pensare al futuro è che è diventato autoreferenziale. È il prodotto composito di diversi processi che si sono verificati piuttosto recentemente, se ci confrontiamo con il tipo di prospettiva temporale di cui stiamo discutendo qua. Dunque, abbastanza recentemente, diciamo 30-40 anni fa. In un momento che io chiamo. Eh, con il momento in cui c'è stata la privatizzazione dell'utopia che è la, il risultato dell'aver perso la fiducia nelle istituzioni collettive, tutti gli strumenti politici, gli, i sistemi politici, le strutture politiche che i nostri antenati hanno costruito combattendo. Noi non ci fidiamo più di questi poteri, sia che siano a Roma, a Bruxelles o dovunque siano. Noi non ci fidiamo più di questi poteri e che questi poteri manterranno la promessa. E proprio perché abbiamo perso la fiducia nella possibilità che queste promesse vengano realizzate, semplicemente non poniamo più le nostre speranze, i nostri sogni nelle, nelle capitali politiche o nei leader politici. Non ci fidiamo più di questi partiti e di questi uomini politici. E poi il secondo processo che va in parallelo a questo è il processo dell'individualizzazione, il che significa che le varie funzioni, che i poteri promettono di eseguire, ebbene queste funzioni sono state spostate, trasferite verso l'individuo, verso il singolo grande sociologo che sfortunatamente non è più con noi, ha detto che ciascuno di noi adesso deve risolvere con i propri mezzi eh, Personali, con le proprie risorse, con, la propria energia, con le propria energie, con i propri sforzi, deve risolvere da solo dei problemi che sono socialmente prodotti. Ovviamente i sono sempre, I problemi sono sempre stati prodotti della società, ma in passato non ci si aspettava che fossero i singoli a risolverli. E la, la risultante di tutto questo è la privatizzazione dell'utopia. Noi pensiamo all'utopia, e mi scuso per questo confronto, pensiamo all'utopia eh, come a qualcosa che ci allontani dall'esplosione nucleare. E sappiamo che gli americani ai tempi della minaccia eh, nucleare eh, si facevano questi bunker antinucleari. E, eh, perché dicevano che eh, tutto il mondo verrà distrutto per via di questa guerra nucleare, ma io sopravviverò perché mi sono fatto questo bunker sottoterra. Ecco, in, così pensiamo al nostro futuro, vale a dire come eh, crearci una piccola nicchia, un piccolo rifugio, un piccolo bunker per noi stessi. Nel mondo? che è senza speranza, che non può più essere riparato, noi abbandoniamo la speranza di migliorare il mondo e ci curiamo solo della nostra vita e della vita dei nostri cari. E qui mi riferisco a Riccardo in particolare e ci occupiamo solo di come rendere la nostra vita più piacevole e più sicura di quanto non lo sia. Richard Trotter, che è stato un filosofo statunitense, adesso un po'. Dimenticato, lui suggeriva di distinguere tra la politica del movimento e la politica del, uh, del processo, in modo da avere una uh, via di mezzo tra questi due estremi. La politica del movimento? Significa subordinare le proprie azioni alla visione utopistica di una società ideale. Una società ideale che io considero impossibile da raggiungere, ma al contempo considero che sia un'idea fondamentale e che comprende tutta una serie di possibilità. Ma lui suggeriva. Che la politica del movimento significa che non si è interessati a ciò che succede oggi, ma noi misuriamo ciò che succede oggi solo con un criterio, vale a dire quanto vicino ci porta al conseguimento del risultato finale. E se comporta delle sofferenze umane, beh, questo è il prezzo che pagheremo. Non c'è altra strada che mi porta a quell'obiettivo, a quel traguardo. E tutti i prezzi che si pagano su questa strada non contano nulla se si rimane sulla strada. Poi c'è un altro tipo di politica, vale a dire combattere il male ogni qualvolta lo si vede. Per esempio, ci sono milioni di messicani eh, guatemaltechi che cercano di entrare in California e poi ci vanno a vivere e ci lavorano per raccogliere arance per esempio a 2 dollari all'ora e vivono in uno stato di semi schiavitù, di semi fame. Ora perché dovrei combattere e battermi perché queste persone possano essere difese dai sindacati per esempio oppure un altro cosa ci sono omosessuali che vogliono avere delle famiglie che vogliono vivere in coppia in maniera legale vogliono una legislazione vogliono vivere come gli altri come vivono gli altri perché non batterci per allargare questi privilegi a persone che sono differenti da noi, che hanno preferenze sessuali o identità sessuali diverse. Ecco, questi sono solo un paio di esempi, ma ci sono tantissimi problemi, tantissimi mali che potremmo risolvere, ma non credete come credevano i positivisti nel XIX secolo che ci sia una quantità definita di problemi che l'umanità deve risolvere. Tanto per darvi un esempio, uno dice ci sono mille problemi, li risolve li risolvo e l'idea è che se risolvo solo uno di questi problemi ne rimarranno 999, se ne, risolto, se ne risolvo un altro ce ne saranno 998 e si va avanti con questa conta fino a che li risolvo tutti, ma questo è impossibile perché il nostro modo d'agire inevitabilmente Ogni soluzione ad ogni problema crea dei problemi nuovi, dei problemi correlati che precedentemente non balzavano agli occhi, che non ci preoccupavano, perché ci concentravamo solo su quel problema in particolare, ma sono delle vittime collaterali. Non pensiamo che risolvere un problema dopo l'altro ci porterà alla vittoria su tutto ciò che è male nella vita umana. E questo è il doppio ruolo dell'utopia, se volete. Da una parte stimola le interazioni ma dall'altra parte ci impedisce di avere delle azioni che hanno veramente successo e compimento. Grazie. Ecco, ehm, mi sembra che la disamina ehm, svolta da, da Zygmunt Bauman, eh, che poi ehm, ha una, avrà eh, ulteriori, eh, ulteriori ehm, sorprese, ulteriori ehm, affermazioni, secondo me, capitali da, da sviluppare, ci cioè abbia introdotti nel cuore stesso del, del, del nodo dell'utopia. Cioè, e la impossibilità di pervenire a una, una realizzazione definitiva, una realizzazione definitiva del nostro essere nel mondo migliore perché oltretutto costitutivamente essendo noi appunto umani imperfetti, fatti di faglie, fatti di asimmetrie, fatti di, di bene e di male, eh, dopo, dopo quella famosa cacciata dal paradiso terrestre quando come diceva Bauman, abbiamo dovuto prendere atto della sostanziale ambivalenza, della sostanziale coesistenza di forze che, che si oppongono e che ci attraversano, che lo vogliamo oppure no. Ecco, noi adesso siamo nel, nel cuore della, di, una, di, una, di, un, di un rompicapo, di una impossibilità di soluzione che però eh, non dovrebbe scoraggiarci, non dovrebbe scoraggiarci dal, dal fatto di rendere interessante la nostra vita attraverso, attraverso passioni che siano temperate da, dalla riflessione, dal pensiero critico. Ora, eh, purtroppo che cosa avviene, che cosa è avvenuto in tempi più recenti? Prima avevo accennato all'età dell'oro che si era cercato di realizzare e, e a cui si volgeva lo sguardo con nostalgia nel passato greco-romano. Questa età dell'oro in realtà eh, si è cercato di realizzarla anche in tempi molto recenti, per esempio nel 68. Il 68 è stato un momento in cui eh, proprio tutti i precetti ovidiani eh, cercavano di, eh, di, venire, di, di venire a attuati, di venire realizzati, io ero, ero molto, molto piccolo, fermate il mondo, voglio scendere, vogliamo libero amore, vogliamo, vogliamo la possibilità di stare tutti insieme, di senza gelosie, senza, senza, senza vestiti, senza, senza paturnie, noi non vogliamo le guerre, non vogliamo questo, non vogliamo quest'altro, vogliamo vivere in pace e vogliamo fare l'amore, non vogliamo fare la guerra. Ecco. Questa ventata qualche risultato lo ha prodotto perché per esempio adesso ci si può vestire senza seguire un'etichetta particolare, si può eh, in, nella maggior parte dei paesi dell'Occidente eh, libero amore eh, eh, è ammesso e anzi viene, viene, viene esortato. Viene, viene auspicato. Ecco, noi viviamo però in un mondo dove questi estremi che coesistono poi bene o male devono cercare di trovare una, 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 una possibilità di esistere davvero in pace. Ma quando ci si muove utopicamente per realizzare un'età un dell'oro, un mondo migliore, qualcosa di più gradevole, c'è sempre qualcuno che poi prende il destro, coglie l'occasione per strumentalizzare, per colonizzare, per piegare. Desideri legittimi, insomma, o comunque per la maggior parte legittimi, quelli che erano stati anche teorizzati da Deleuze e Guattari, eh, quando parlavano della rizomaticità, del, del fatto che noi dovremmo poter avere la possibilità di esprimerci liberamente, ecco, però un conto è la libertà e un conto è il liberismo che di lì a poco è arrivato eh, negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo e, e tutte le banche che vediamo qua in giro insomma ce lo ricordano, cioè, e, il fatto di essere liberi di esprimersi sessualmente, di esprimere la propria creatività, la propria fantasia e la propria ricchezza interiore è stata capitalizzata, è stata tesaurizzata e, 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 e comunque, è, è comunque colonizzata e travisata dal liberismo. Perché si è detto, beh certo, noi dobbiamo essere liberi di intraprendere qualunque azione, cioè poi il T-I-N-A, Tina di Margaret Thatcher, di cui Zigmund Bauman ha parlato, secondo me è meglio di chiunque altro, è, è diventato il diritto di ciascuno di noi di avere il medico che vuole e di, avere, ehm, di poter scegliere nella, in una società eh, liberistica le, 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 le cose che preferisce, ma questo ha portato anche a una, eh, a una sotterranea e eh, poi neanche tanto cancellazione del welfare state. Cioè il punto è, bisognerebbe cercare, perché l'utopia non si realizzava neppure nel, nell'isola di White dove eh, le persone sì potevano stare libere, potevano. Però, anche in quel caso c'erano delle persone che predominavano su altre che invece ci rimanevano sotto, perché è il nostro essere nel mondo che rimane e non può che rimanere sostanzialmente imperfetto. Tuttavia cercare di dare un significato alla propria vita e quindi rimanere in movimento può fare la differenza fra una vita, fra una vita eh, prosciugata come quella delle persone, dei nostri millennials che vivono le loro vite davanti agli schermi e non escono di casa e stanno lì e comunicano solo, solo come, come fanno in tutte le parti della Terra, solo che appunto e nel, nel, nel secondo, nel terzo, nel quarto mondo guardano al nostro primo mondo come a un paradiso. Tuttavia il principio è lo stesso, il fatto di non vivere le esperienze, di non calarsi nelle persone, di non coltivare le relazioni offline, il fatto di non confrontarsi, di avere paura di scendere in strada e parlare con le persone e preferire farlo dietro uno schermo, sono tutte conseguenze della società in cui ci troviamo a vivere adesso. Quindi è chiaro che non possiamo pensare, secondo me un'utopia da perseguire è quella di è quella di cercare di realizzare, non solo a, attorno a noi, vicino a noi, ma nel, nel, nel più vasto raggio, delle relazioni che siano significative, delle relazioni che tendano conto dell'altro. Bauman ha parlato con grandissima efficacia della, dio, della diaforizzazione del mondo in cui viviamo, della perdita progressiva ma sistematica della sensibilità nei confronti degli altri. Se noi riuscissimo a ritrovare la capacità morale di vivere insieme agli altri di considerare gli altri come esseri umani e di non guardare soltanto il nostro ombelico ecco perché c'è una privatizzazione dell'utopia perché ciascuno pensa soltanto alla propria sopravvivenza e, dei propri, e del, ristret, della ristretta cerchia de, 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 delle persone a cui vuole bene e si dimentica che là fuori c'è un mondo fatto di altri esseri umani ecco tutto questo vorrei che adesso lo sviluppasse il nostro Zygmunt Riccardo. Grazie Riccardo. Hai eh, eh, veramente toccato dei punti salienti in questo eh, contesto, una serie di eh, problematiche che bisogna prendere in considerazione, eh, pensando all'attuale stato eh, dell'utopia e il suo probabile futuro. Soprattutto pensando in una prospettiva più ampia e astratta, partendo dalle tue parole. Prima parlavo del sogno di ritornare all'Eden. Ma eh, che cos'è il paradiso? Quale sarebbe il paradiso per noi? Se ci pensiamo bene e diamo uno sguardo più da vicino, cercando di grattare la superficie, cercando di capire qual è la radice del problema. Forse mi sbaglierò, ma per molti anni, eh, da molti anni, credo che dietro a questo sogno ci siano gli ideali, i sogni di perfezione. E alla base di tutto questo... C'è l'idea di un corretto equilibrio tra due valori, che sono entrambi indispensabili per poter vivere una vita accettabile e degna. E sono la sicurezza da un lato e la fede dall'altro, e la libertà. Eh, dobbiamo essere sicuri e liberi. Il problema è che avere entrambi sicurezza eh, e eh, libertà nello stesso momento è molto difficile, estremamente difficile. Eh, L'umanità cer cerca di fare questo da millenni, ma eh, credo che non ci sia stata mai una società che sia riuscita a raggiungere questo equilibrio. Quindi, Uh, un valore senza l'altro non è più un valore, è un incubo. La sicurezza senza libertà equivale a schiavitù. Uh, Le uh, schiavi sono es estremamente sicuri perché c'è qualcuno che si occupa di loro, loro lavorano e quindi non devono fare scelte e, e quindi ogni momento della loro vita è già pianificato, quindi sono sicuri, ma nel contempo sono sla schiavi e quindi sono privi di uh, libertà e essere senza libertà significa essere privati dell'umanità. D'altro lato libertà senza sicurezza è la ricetta perfetta per il eh, caos. Non so, possiamo andare ovunque ma non in sicurezza e quindi siamo nel caos senza alcun punto di riferimento, e quindi magari eh, su un'isola in mezzo ad acque tempestose e quindi in questo modo non si può fare nulla in sicurezza o con certezza. Pertanto eh, questi due valori devono coesistere. Ma, ed è un grosso ma, non si può avere eh, sicurezza senza cedere a una parte della propria libertà. D'altro lato non si può avere eh, una totale eh, o più libertà senza eh, rinunciare. A, eh, un po' di sicurezza. Ha parlato della guerra eh, per l'amore eh, libero, lo hanno visto eh, sulla propria persona, hanno goduto della nuova libertà acquisita, però nel contempo eh, hanno eh, dovuto prendere eh, atto della uh, fragilità, dello spezzarsi, dell'incertezza dei rapporti. Certo, uno può godere di un rapporto gioioso e libero, basato eh, sul comune eh, accordo, ma se cosa uh, succede se il mio amato o la mia amata a un certo punto dice ne ho abbastanza, chiudo questo uh, rapporto perché in fin dei conti siamo uh, liberi e quindi lo posso fare. Sì, certo, siamo esseri liberi, però niente a scapito della nostra sicurezza. Questo a livello uh, personale, però uh, pensiamo alla società, è la stessa cosa, flessibilità per esempio del lavoro. Ci viene proposta come grande progresso nell'ambito della libertà. Uno può stabilire le condizioni che vuole, dove vuole lavorare, in ufficio, a casa, con quali orari, eccetera. Però nel contempo eh, questo concetto eh, implica la fluidità la condizione del lavoratore che non sa che succederà non ci sono regole fisse non c'è più diciamo contrattazione collettiva che stabilisca delle norme che vincolano entrambe le parti contraenti e quindi, il, eh, eh, quindi diciamo che questa è la piena incertezza, l'incapacità di prevedere cosa succederà l'impossibilità di eh, scoprire se un giorno la mattina vi svegliate chissà se eh, avete ancora un lavoro oppure questo è sparito del tutto per cui quando si vuole di più eh, si vuole più libertà ricordate che c'è un prezzo da pagare in termini di sicurezza. Sigmund Freud che già abbiamo citato nel 29 disse che mi sono un po' perso, scusate. ma chissà, magari parliamo di qualcos'altro. Allora, dicevo, ovviamente è impossibile avere due cose contemporaneamente tenere la torta e essersela anche mangiata, dicono gli inglesi letteralmente, insomma, quindi eh, per questo è difficile pervenire a una società eh, perfetta, perché eh, ogni cosa eh, piacevole naturalmente eh, può essere conseguita a scapito eh, di eh, un po' di sicurezza o un, un po' di libertà eh, di cui eh, godiamo. Quindi invece... di sognare di trovare il perfetto e supremo equilibrio tra ciò che non cambia. Prendiamo atto che è importante non passare al peggio. Se quindi accettiamo, come ci dimostrano le evidenze anche mentre siamo seduti qui, che lo sviluppo non consiste nel trovare un giusto equilibrio tra sicurezza e libertà ma diciamo è un effetto pendolo negli anni 60 come diceva riccardo si parlava di avere una maggiore libertà anche a scapito di sicurezza, amicizia, rapporti coniugali, collaborazioni, eccetera. E eh, Freud nel 1929 eh, diceva che tutti i problemi eh, psicologici dell'uomo e della donna derivano dal fatto che all'epoca la sua generazione nel 29 aveva eh, sacrificato proprio troppo la, la propria libertà individuale e eh, naturalmente rinunciando a soddisfare gli impulsi sessuali ecco e eh, aveva ceduto troppo delle eh, proprie libertà a vantaggio di una maggiore sicurezza tutelandosi dai vicini violenti dalle malattie ogni tipo di sfida della vita che può farci soffrire quindi cari amici credo che siamo diciamo a un momento in cui questo pendolo ritorna a fare il giro. È evidente, non so se lo vedete qua in Italia, la gente è pronta, è matura, è disposta a cedere molto delle proprie libertà democratiche, per esempio la riservatezza, la privacy, la sicurezza del grande fratello che ci osserva e che eh, ci eh, punisce se usciamo dal eh, seminato. ecco eh, Questa libertà eh, dall'oppressione eh, per cui si è sempre combattuto, la, lotta contro la coercizione, ecco siamo disposti a scambiarla per una maggiore sicurezza. Perché la sicurezza in questa Europa nella quale tutti viviamo eh, è veramente in grossi eh, problemi. Non si può promettere la piena occupazione, eh, eh, naturalmente. Eh, sappiamo che okay, magari uno studente si laurea eh, in un brillante Ateneo e non trova un posto adatto per spendere quelle splendide conoscenze che ha acquisito con fatica. Uno non sa nemmeno se troverà un altro posto di lavoro e quindi eh, praticamente uno prende il primo posto di lavoro che gli offrono. Eh, anche se non ha nulla eh, a, a che vedere con gli, gli ideali che lo studente aveva o le abilità che ha acquisito. Ecco, questo è uno degli aspetti eh, di questa aumentata insicurezza, ma la maggiore insicurezza è che eh, non sappiamo su chi possiamo contare. Pensiamo a questa uh, demolizione dei meccanismi del welfare state, dello Stato sociale. Uh, Lord Beveridge che aveva creato questo sistema assistenziale Eh, nel corso della seconda guerra mondiale eh, predispose questo sistema per il dopoguerra. Non era un comunista, non era nemmeno socialista, era un liberale al 100% e eh, questo documento eh, lui eh, predisposto all'epoca era considerato un documento Egli giunse alla conclusione che poiché la libertà individuale sta al centro del, delle idee eh, liberali eh, bisogna dare a ogni singolo la possibilità eh, reale di eh, esercitare le proprie libertà. Dichiararsi libero non è sufficiente. Essere liberi significa affrontare dei rischi, eh, a volte molto gravi e quindi eh, avviare delle iniziative senza conoscerne gli esiti in anticipo, quindi eh, delle attività rischiose. Le persone che non hanno eh, risorse o il terreno saldo sotto i piedi, questo non lo possono fare, quindi non possono essere libere. Per cui lo Stato sociale o welfare state per Lord Beveridge era un uh, meccanismo per aumentare le libertà del singolo. Perché la gente secondo lui sarebbe stata più uh, libera grazie allo Stato sociale? Semplicemente perché la gente avrebbe potuto assumersi i rischi, perché avrebbe saputo prima che nel caso di insuccesso o di sfortuna ci sarebbe stato un meccanismo di protezione collettivo che l'avrebbe tutelato contro gli esiti di tale fallimento. Perché è stato smantellato? Eh, il risultato è incredibile insicurezza. Eh, eh, ci sono molti eh, leader politici anche in Italia che hanno promesso di ripristinare l'ordine sicuro eh, fuori eh, dal caos che sta iniziando a dominare. E quindi questo senso di sicurezza non deve andare perso e credo che ci sia molto pubblico favorevole a questo. Ecco, questo è un altro segno di, del fatto che questo pendolo sta ritornando indietro e mi arrischio a dire che se Freud fosse qui, come ho detto già in altre occasioni, li vendo a sorridere perché se lo ricorda. Ripeto, se Freud fosse qui e gli si chiedesse qual è il rapporto tra libertà e sicurezza, probabilmente ripeterebbe quanto disse nel 1929. La civiltà è un compromesso tra sicurezza e libertà, ma contrariamente a quanto disse nel 29 non ripeterebbe altre cose, cioè che tutti i problemi psicologici dell'uomo e della donna derivano dal mancata libertà, dall'aver fatto sacrifici per maggiore sicurezza. Direbbe il contrario, che la maggior parte dei problemi di oggi derivano dal fatto che abbiamo sacrificato troppa sicurezza per avere maggiore libertà. Grazie. Domande. Domande. Allora, eh, visto che abbiamo ancora 5-10 minuti, se qualcuno di voi eh, volesse rivolgere una domanda al professor Bauman, io posso... Oh, Riccardo. No, <ride> sicuro. Ci pensa lei. Grazie. Buongiorno. Eh, lei in un testo del 2001 a Voglia di Comunità ha ripercorso un po' questa tematica del, del, della contrapposizione tra eh, l'incertezza e quindi la sicurezza da una parte e la libertà dall'altra. In un certo senso, eh, tutto il suo percorso somiglia molto al, a quello che già aveva scritto Erich Fromm in fughe dalla libertà. Le differenze principali stanno nelle cause di questo fenomeno e nelle soluzioni che indicate. Quindi eh, da una parte From vede ehm, questa società dell'incertezza come l'effetto di uno sfasamento tra eh, il processo di individuazione da una parte e la crescita dell'ego e di conseguenza indica una, una soluzione psicologica che è appunto quella dell'accrescimento del, um, del se stessi e quindi una soluzione individualista. Lei invece parla in senso quasi durcaimiano della produzione di surrogati di comunità e quindi mi chiedevo appunto qual è la sua opinione oggi a quasi 10-14 anni di distanza su questa contrapposizione, cioè la soluzione è collettiva o è individuale? E soprattutto la soluzione collettiva non è un po' un, un rimandare un problema psicologico a dopo? Un aspetto della contraddizione o amore-odio fra sicurezza e libertà. È simile all'odio e amore tra la necessità di appartenenza e la necessità di una ricerca di se stesso. Questo esprime un po' lo stesso tipo di contraddizione. L'appartenenza, il senso di comunità. Io appartengo ad una comunità. La comunità è lì e mi aiuta nel caso di necessità. Questo perlomeno è il tipo ideale di comunità. Ma la comunità è consapevole che io sono un membro di quella comunità e se io tradisco la fiducia, il biglietto d'ingresso che mi hanno dato, mi possono buttare fuori, mi possono dichiarare eretico, traditore, inaffidabile e per una ragione o l'altra possono cancellarmi. Dunque io ho un vincolo, pago per una sicurezza relativa su cui, mi, su cui posso contare, ma allo stesso tempo sono vincolato e limitato nella mia libertà, devo seguire le regole, non posso sgarrare. E questo non è piacevole. E io non ho detto, contrariamente a quanto è stato detto, che la comunità è un paradiso. La comunità ho suggerito significa mancanza di scelta, mancanza di necessità, mancanza dell'idea di poter scegliere tra una possibilità di essere insieme e una possibilità di non essere insieme e la comunità vive assieme ad altre modalità di vita, altri stili di vita, non come nell'Eden dove tutto è uguale per tutti, il che significa Adamo ed Eva. È facile fare tutto uguale per due persone, è molto più difficile nel caso di una comunità, ma Io appartengo a una comunità, uno può dire, ma si può sostituire la comunità con qualcosa di molto diverso che si, diverso, che si chiama rete, network. La rete è stata resa possibile dall'invenzione di Internet e dalla sua diffusione e la rete è qualcosa molto differente dalla comunità. Io posso dire che appartengo a una comunità, ma la rete appartiene a me. Io creo la mia rete facendo un elenco di amici su Facebook, per esempio persone che mi scrivono, io scrivo a loro, parliamo delle stesse cose, eh, ci scambiamo i tweet e cose del genere. E io trasformo la sostituzione della comunità dalla sfera dell'appartenenza alla sfera dell'autoasserimento. Tratto la rete come un aspetto di autoaffermazione perché rifiutando per esempio di rispondere a un messaggio io prendo il controllo del gruppo a cui decido di partecipare a patto che loro soddisfino le mie aspettative. Io ho il controllo su questo. Ecco questa è la prassi oggi. La Rete non ha nulla a che fare con la comunità e questa è una delle ragioni per cui i movimenti fondamentali trovano così tanti supporti. La gente non è soddisfatta. Di, delle comunità perché le comunità hanno dei vincoli hanno dei limiti e tutto questo però è uno, un aspetto spiacevole che non piace appunto e la rete ha cambiato la comunità e l'ha trasformata in qualcos'altro e avendo tolto questi aspetti di vincolo, avendo ceduto il compito di bilanciare la libertà e la sicurezza, al contempo la rete ha sviluppato il sogno dell'appartenenza. Si sogna di appartenere le persone che aderiscono ai movimenti fondamentalisti, eh, ai movimenti etnici fondamentalisti, ai movimenti sciovinisti, nazionalisti, eh, che ce l'hanno con gli immigrati, eccetera, ebbene tutto ciò è espressione del tacito o esplicito bisogno insoddisfatto di appartenere a qualcosa, di appartenere ad un gruppo che fissi dei paletti e che stabilisca dei confini e che non faccia come fa la rete, che è fluida, ma si vuole appartenere ad un terreno solido su cui porre i piedi. E quello, quelli che mh, aspirano e che cantano le lodi della comunità parlano di questo sentimento che giustifica il concetto di cui parlavo prima del pendolo che va avanti e indietro e che non passa dalla sicurezza alla libertà, ma che adesso sta passando dalla libertà alla sicurezza. Questo è un momento eh, difficile, pericoloso e ricordate che. C'è un valore che si chiama dignità umana e più si punta alla libertà e più si perde in sicurezza e viceversa. Grazie. Eh, bene, allora ehm, eh, penso, che, eh, penso che sia il caso di, di, di concludere perché mh, è passata più di un'ora. E comunque, anche se è un giovanotto, insomma, non, non deve stancarsi troppo. Eh, Un'ultima un un considerazione eh, personale volevo fare a proposito, del, a proposito della, della vita. Eh, della vita del, del network. C'è una, una metafora molto bella eh, che, mh, della distopia che insomma, sia Zigmund Bauman sia io eh, preferiamo, che è la possibilità di un'isola di Wellbeck, dove questi cloni, questo Daniel 24, poi Daniel 25, poi le donne clonate, le poche persone che sono sopravvissute, Possono comunicare soltanto davanti agli schermi e fuori, fuori, pulsa la vita, ma la vita che pulsa là fuori è una vita che assomiglia abbastanza a quella del, dei, dei, degli tagliagole del, dell'Isis, perché sono persone, sono persone assolutamente, eh, assolutamente crudeli, selvagge, sono... sono però è, è una vita che pulsa: è una vita. Sono i barbari che sono rimasti, che non sono stati clonati, e poi ci sono questi qua che sono sottili, sottili, stanno dietro i loro schermi, nelle loro case. Non escono mai, non hanno neanche bisogno di mangiare, dovrebbero essere felici. Però a un certo punto il protagonista, l'ultimo dei cloni, decide che quella non è vita, perché non si può rimanere così in superficie, non si può rimanere davanti a uno schermo piuttosto. piuttosto Prende il suo cane e va in mezzo ai barbari che sono armati di asce, che sono feroci, ma lui esce, lui va perché la vita è insieme agli altri, non può essere soltanto dietro uno schermo. Ecco, grazie a tutti. E per, chi, per, chi lo desiderasse, per chi lo desiderasse, il professor Bauman firmerà le copie dei suoi libri eh, qua fuori perché c'è un. C'è un banchetto, arrivederci.